Oggi continuiamo la nostra rubrica riguardante i giocatori più economici ruolo per ruolo e andiamo a parlare dei centrocampisti, ruolo molto importante e molto delicato. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo a vedere i giocatori più economici ruolo per ruolo e la volta dei centrocampisti. Un ruolo che, secondo me, sotto una determinata fascia di prezzo vive di una grandissima carenza di giocatori e comunque più in particolare al momento non è che abbiamo questa grandissima moltitudine di carte. Io le ho praticamente testati tutti, infatti il video di oggi sarà più un sì vi consiglio i migliori 10-11 economici, ma tra questi andiamo a fare anche i confronti magari su chi è meglio di chi, perché so che tanti di voi magari hanno di questi problemi quando vanno a smontare le squadre, devono poi andare ad ibridare e non sanno quali giocatori inserire. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere subito qual è il primo giocatore. Il primo centrocampista di cui voglio parlarvi è Tchouaméni del Real Madrid, 1,87 m, quindi fisicità importante, 3 skill e 3 di debole, stile d'intesa consigliato ombra per averlo controlled lengthy. È una carta che può fare il CDC ed il CC e ha tutti i playstyle difensivi che ci interessano, perché ha l'L2, all'intercetto, al gioco d'anticipo, il mastino, il gioco aereo e anche l'inesauribile. Ci aggiunge anche un passaggio lungo, quindi un L1 triangolo argentato. Le statistiche sono ottime, è rapido, ha un ottimo passaggio sia lungo che corto, infatti quel 79 sulla carta è penalizzato dal cross e dalla precisione punizione. Ha 72 di agilità, che comunque per un mediano con queste caratteristiche non è male, 83 di reattività. E le statistiche difensive sono ottime, così come anche quelle di forza e aggressività, che forse poteva essere leggermente più alta. Però ragazzi, per 2000 crediti, questo secondo me è uno dei migliori CDC in circolazione, anche perché linka praticamente con tutti i giocatori più interessanti del momento. Chiaramente, se parliamo di centrocampisti economici, non possiamo non menzionare Marcos Llorente. 6500 crediti, 1,84 m, 3 skill, 4 piede debole, alto normale work rate, stile d'intesa consigliato ancora, per boostargli un po' la forza e l'aggressività, e rimane ovviamente con lo stile controllato. Può fare svariati ruoli, quindi è stracomodo per le ibride, è strarapido dato di ottimi passaggi, agile, reattivo, un buon controllo palla, ottime le stats difensive che da fuori possono sembrare penalizzate, ma in realtà dalla 67 di precisione di testa che ci interessa poco. Benissimo anche le stats di fisico, pecca leggermente in forza ma a 91 di stamina. Come stile di gioco purtroppo non abbiamo nessun playstyle difensivo, però abbiamo un ottimo razzetto, l'infaticabile, il rapido, il passaggio teso e abbiamo anche un tiro potente. Quindi per 6000 crediti Marcos Llorente come jolly è veramente perfetto. Una delle rivelazioni di questa prima parte di FC24 è sicuramente Patri Guijarro. 1,70 m, alto normale work rate, 4 skill e 4 di piede debole. Costa praticamente 26000 crediti sul mercato e come stile d'intesa anche a lei andiamo a dare o un'ancora o un'ombra, e rimane come stile di corsa controllato. Può fare sia il CC che il CDC. Chiaramente presenta degli ottimi attributi, super completi, perché è discretamente rapida, ha un bellissimo tiro, passaggi clamorosi, 90 di corto e 93 di lungo. Poi ha ottime stats anche di dribbling, in particolare la reattività e il controllo palla, bene la difesa, pecca chiaramente leggermente in aggressività per proprio cause naturali, 75 di forza e 78 di resistenza. Quello che la rende però una carta speciale è non solo la sua bravura in fase difensiva, ma i suoi playstyle di passaggio. Questa praticamente non ne sbaglia uno. Un altro giocatore che come ogni anno è tremendamente sottovalutato è il buon Frenkie de Jong. 1,81 m, 4 di skill e 3 di piede debole, corsa più esplosiva, ma che in realtà noi andiamo a rendere control ed explosive con lo stile d'intesa ancora come al solito per boostargli un po' sia la forza che l'aggressività. È un giocatore che può fare solo il CC. Però raga, questa è una carta veramente stra completa, perché è rapido, anche lui ha dei passaggi incredibili. Palla al piede non sto neanche a dirvi, 89 di controllo palla, 87 di dribbling, 90 di freddezza, 87 di agilità. E poi ha anche delle buone stats difensive, o meglio, una delle migliori stats per un centrocampista sono le intercettazioni, e lui ha 82. È vero che qui come costo siamo un po' più alti perché siamo sui 60000 crediti, però questo De Jong dà anche degli ottimi link, anche per esempio banalmente a quella Guijarro che abbiamo visto prima, o penso anche alla Rolfo.
e poi ha anche ottime stats di fisico, resistenza, pecca leggermente in forza e aggressività. Anche qui però abbiamo bella roba sui passaggi, non abbiamo playstyle difensivi, ma abbiamo una trivela dorata che da fuori ci può dare una mano per sorprendere l'avversario che magari si arrocca troppo in difesa. Rimaniamo ancora in liga e vi menziono il buon Alexander Mostovoi, una carta che magari tanti di voi potrebbero essersi ritrovati tra le mani in seguito alla sfida Hero. Ma che è un bel giocatorino, non è da buttare, chiaro che quando facciamo la SBC ci aspettiamo Yaya Touré e compagnia. Però regà, questo è 1,77, 4 skill e 5 di piede debole. Tipo di corsa esplosivo controllata, gli mettiamo un bel ancoretta come stile d'intesa anche a lui. Può fare il COC o le S, quindi chiaro, lui magari va ibridato per farlo giocare centrocampista, soprattutto in un centrocampo a 3. Però rende molto bene da mezzala, è rapido, ha un bel tiro, passaggi clamorosi. Palla al piede non se la cava male, statistiche difensive certo non sono eccellenti, per questo vi dico di schierarlo in centrocampo a 3 dove non ha questi grandi compiti difensivi e si possono sentire però maggiormente le sue doti da interditore e nel finalizzatore quando arriva comunque in zona di tiro. Buone le stats di fisico, in particolare resistenza e aggressività, e playstyle bene bene perché ha il tiro d'argiro, il passaggio filtrante... il passaggio filtrante argento, il tecnico dorato e il talento naturale argento, nonché anche la trivela argento, ma questo qui dorato è quello che hanno tutti quanti i giocatori top. Quindi per quanto mi riguarda sto Mostovoi per 40.000 crediti io in questa top ce la metto. Passiamo oltre Alpe e il primo giocatore di cui voglio parlare, o meglio giocatrice, è Grace Gayoro. 1,68 m, alto alto, 3-3, stile di corsa controllato che rimane controllato con lo stile di intesa che gli andiamo ad applicare, ovvero ombra. Questa qui è una carta molto interessante perché essendo del Paris Saint Germain femminile e francese, linka con i giocatori francesi e con i giocatori del Paris Saint Germain maschile, quindi praticamente con tutti i giocatori che si utilizzano in questa fase iniziale di FC24. È un po' il Kanté del calcio femminile, il Kanté di qualche anno fa, quello che abbiamo tutti quanto amato e anche odiato quando ci ritrovavamo contro, e può fare sia il CC che il CDC. È una centrocampista veloce, dotata di ottimi passaggi, di ottime statistiche difensive, in particolare l'88 di intercetto, l'80 di lettura e il 90 di contrasto in piedi, 93 di resistenza, pecca leggermente in aggressività, ma vi ripeto, per le donne l'aggressività è sempre bassina. Ha la batteria dorata, quindi come Bellingham, e anche il passaggio lungo alto. Quindi questa qui per 30.000 crediti, vista anche quella che è una carenza un po' in questo ruolo di giocatori, secondo me non è niente male. E in realtà orfani di Renato Sanchez nel campionato francese, non è che abbiamo queste grandi alternative secondo me a centrocampo, e quindi ci spostiamo direttamente sulla Premier League, dove quest'anno ritroviamo un giocatore che abbiamo conosciuto benissimo soprattutto su FIFA 21, che è Bruno Fernandes. Alto alto il work rate, 4 skill e 3 di piede debole, esplosivo controllato come stile di corsa, stile d'intesa consigliato ombra, e un'altra carta questa veramente top perché può fare sia il CC che il CC, quindi comodo per le ibride, discretamente veloce, dotato di un grandissimo tiro soprattutto da fuori, ottimi passaggi, ottime le stats di dribbling, anche qui pecca leggermente come statistiche difensive, però abbiamo un ottimo 95 di resistenza e 84 di aggressività, abbinato ad un passaggio incisivo plus, un calibrato argento, un lungo argento, una trivela argento, il talento naturale, il primo controllo argento, lo rendono secondo me una mezzala d'elite, e questo rispetto a Mostovoi si può giocare anche in un centrocampo a 2, anche se il ruolo che io gli preferisco è di centrocampista in un centrocampo a 3. La naturale evoluzione di Bruno Fernandes non può che essere ovviamente Kevin De Bruyne, giocatore totale. Qui siamo saliti leggermente di prezzo, ma io De Bruyne ve lo dovevo mettere per forza perché quest'anno è clamoroso. 1,81 m, alto normale, 4 skill, 5 piede debole, stile d'intesa consigliato ancora per farlo diventare controlled lengthy, che vi dicevo è uno degli stili di corsa migliori, può fare sia il CC che il COC come Bruno. Non ha questa grandissima velocità, ma in game non è un problema. Ha un gran tiro, passaggi non ve li narro neanche. Controllo palla 92, dribbling 86, freddezza 88. Anche qui peccano sulle stats di difesa, perché ovviamente non è proprio il giocatore più difensivo del gioco, però 88 di resistenza, 75 di aggressività. Anche in questo caso praticamente presenta tutti i playstyle di passaggio, anche lui l'incisivo plus, ha in più quello argento delle palle inattive e quello argento della trivela. Ragazzi, questo per 79.000 crediti, quindi 80.000, è il centrocampista totale, può giocare anche lui sia più difensivo in un centrocampo a 2 con uno ovviamente che gli tiene le redini, quindi tende più a difendere, sia che mezzala in un centrocampo a 3 dove lui è uno dei migliori proprio al momento di tutte le carte disponibili. Ci avreste scommesso che Sandro Tonali finiva in sta classifica? Io sì.
3 di skill e 4 di piede debole, normale alto, 1,81 m, anche Tonali molto molto forte, soprattutto per quello che costa e soprattutto in alternativa a Declan Rice, che è una carta SBC che costa 120.000 crediti ma un chiodo praticamente, perché se andiamo a togliere quelle che sono appunto i suoi compiti difensivi, una volta che c'ha la palla a tre piedi è un disastro. Invece sto Tonali è rapido, ha dei gran passaggi, si muove bene palla al piede con l'81 di agilità, 83 di reattività e 85 di controllo palla. Anche per quanto riguarda le stats difensive, ha 83 di lettura e 84 di intercetto, che non è poco, e in più abbiamo anche un 84 di aggressività, 86 di resistenza e 82 di forza. Playstyle abbiamo la batteria d'argento, la scivolata d'argento e il passaggio lungo argento. Per me Tonali, qualità prezzo, ripeto, soprattutto per una Premier League, è il mediano più forte in assoluto. L'ultima carta di cui voglio parlare è Nicolò Barella. L'unico giocatore che probabilmente merita una vera e propria menzione, insieme forse al pari di Rabiot, che però non vi inserisco perché voglio dedicarmi su Barella, all'interno di questa classifica. Perché? Alto alto di work rate, è vero che è 3-3, però è comunque 1,75, quindi ha una fisicità importante. Fa il CC, è discretamente veloce, gran passaggi, gran dribbling. Le stazze di difesa sono buone perché sono penalizzate sulla carta dal 53 di precisione di testa, se no sarebbero più o meno di media 80. Infatti abbiamo un 83 di intercetto e un 80 di lettura difensiva, 94 di stamina, 84 di aggressività, 73 di forza, stile di gioco la batteria dorata, le scivolate e il tiki-taka argento. Ragazzi, Barella può fare la mezzala, può farvi anche quello più difensivo perché comunque il centrocampo lo tiene bene. Secondo me l'unico master di Serie A è lui. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Domani ultimo appuntamento con i giocatori più economici per ruolo, con gli attaccanti. Non mi resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto dai vostri Riberoschi e a presto. Ciao.